Mi chiamo Renato Bordoni, sono candidato sindaco per la lista Un Comune da Vivere, sono nato a Cavaria e tuttora risiedo a Cavaria. Mi sono candidato soprattutto perché amo questo paese e siccome ho già lavorato per 10 anni come assessore dapprima all'istruzione, sport e cultura, dopodiché come vice sindaco e assessore al bilancio, mi sono fatto una certa esperienza dell'attività nei comuni e per questo ho voluto organizzare una squadra capace, preparata, che a me sinceramente piace molto, per poter proseguire questa esperienza con loro e condividerla con loro. E abbiamo in progetto una serie di cose veramente interessanti. Diciamo che la prima cosa che noi abbiamo voluto fare, su quale siamo rimasti tutti d'accordo, è stata la riduzione dei compensi agli assessori e al sindaco, che questo fa parte dei tagli dei costi della politica, cosa che ultimamente sembra passata di moda, nessuno più ne parla, e noi invece ci crediamo e la vogliamo operare. Questo sicuramente non è l'unica cosa che vogliamo fare. Abbiamo in programma la sistemazione delle scuole, dell'auditorium, della palestra, e vogliamo sistemare anche altre cose all'interno di quello che è il tessuto del paese, interventi per anziani, per i giovani, per le famiglie bisognose, per i secondogeniti che potrebbero avere un contributo. E abbiamo poi un'idea, questa totalmente nuova, e un progetto per poter aprire uno sportello per poter assistere e condividere i problemi dei ragazzi che si chiudono in se stessi utilizzando solo quelli che sono i social, che non comunicano più. E questo è un fenomeno che in continua espansione, e sarà uno dei problemi maggiori nei prossimi anni per la nostra società. E quindi questa è un'iniziativa che noi ci crediamo, perché ci siamo accorti che ce n'è bisogno. Abbiamo poi anche intenzione, a livello di cultura eccetera, di proseguire nella realizzazione e nella continuazione col premio Mimì, che è un po' un fiore all'occhiello della cultura del nostro paese, e ha avuto un successo in questi anni esponenziale, e quest'anno addirittura è arrivata gente da ogni dove, quindi crediamo. Quindi sinceramente vedo che ho un gruppo benissimo, bellissimo, e quindi sono contento e ce la mettiamo tutta per poter vincere queste elezioni. Grazie.